Presidente, mi dispiace contraddire il collega sposando in toto quello che ha già affermato qui l'onorevole Scirone. Io non capisco quale paura faccia la parola differenza. Non si può negare che esistono le differenze. Accettare le differenze significa non discriminare, ma le differenze esistono. Io inoltre ricordo che già, perché il lessico è molto importante, anche l'Agenzia Europea dei Diritti Fondamentali parla di cultura delle differenze e lancia proprio l'allarme che c'è in Europa, in particolare in Italia, sul tema della cultura, perché lavorare nella cultura, che poi tra l'altro, come ha già detto l'onorevole Scirone, questo già esiste, e c'è addirittura il DL Cultura dell'ottobre 2013 che ha fatto il governo nazionale in accordo con l'UNAR, che prevede la formazione per i professori, quindi io non vedo dove stia il problema. Faccio un intervento breve, perché fondamentalmente lavorare sulla cultura è fondamentale, perché lavorare sulla cultura è prevenzione a quello che purtroppo accade in Italia nella vita reale delle persone e soprattutto nei minori nelle scuole, che ripeto sono spesso vittime di bullismo, c'è anche minori che si sono anche suicidati. Io vorrei dire a quest'Aula di non fare demagogia, di non fare questioni di principio, qua stiamo parlando della vita reale delle persone. Le differenze esistono, si deve lavorare sull'educazione. La cultura in questa Italia martoriata è fondamentale. Grazie.